Eccoci qua nella introduzione dei quattro lieviti, la gestione del lievito. Come abbiamo visto in precedenza, ho fatto vedere come si fa lo starter, come creare il lievito madre solido, come creare il lievito madre liquido. Allora, ho fatto vedere il lievito madre solido in acqua, metodo piemontese, e ho deciso di fare questi video, questa introduzione, per spiegare che non c'è solamente quel metodo, per spiegare tutti i metodi, quindi la gestione in modi differenti, sia del lievito madre solido e spiegare ancora di più anche qualcosa sul lievito madre liquido. I lieviti si dividono in, diciamo, quattro tipi di gestioni. C'è il lievito madre, una volta formato una palla, tenuto in acqua, metodo piemontese, quindi gestito in acqua. C'è il lievito madre tenuto nel sacco, non è altro che una volta formata una palla, quindi idratato, rinfrescato, si forma una palla, si mette all'interno di un canovaccio o un telo di cotone, si mette il lievito, si arrotola, si chiude bene, si mette anche magari un sacco di juta in modo tale che quando spinga faccia forza e si lega con una corda, metodo legato o milanese. C'è anche il metodo libero, quindi lievito libero, che è questo qui, non è altro che una volta formato il lievito si mette all'interno di un contenitore e lo lasciamo libero, ok? E poi c'è il licoli, come abbiamo visto, non è altro che un lievito in crema o lievito liquido, e questo lievito si mantiene anche lui, vedremo, in frigorifero o temperatura ambiente, e questi sono i quattro, quindi in acqua, metodo piemontese, nel sacco, libero e licoli. Tutti e quattro hanno un microbiota leggermente diverso, soprattutto il licoli, e vanno gestiti in maniera diversa, quindi approfondiamo e vediamo come.